Siamo qui con Gigi D'Atome dopo la splendida vittoria del Fenerbahce sul campo del Barcellona. È stata una vittoria forse addirittura più facile del previsto. No, abbiamo fatto veramente una bella partita, molto consistenti. Avevamo diverse assenze, Lucas, ma anche il nostro capitano Mouton, Lucien Angoulère, però sono stati veramente bravi a fare quello che avevamo deciso a fare. Abbiamo limitato molto Huertel e Pangos, che sono i loro creatori. Niente, quindi una partita molto buona, però ne mancavano altre 20 prima dei playoff, quindi andiamo avanti così. Però state andando benissimo, nel senso che fino ad ora sembrava che Lucas fosse il vostro uomo chiave, oggi non c'era, eppure non se No, ne è accorto no, nessuno. è bello anche mostrare che siamo veramente tutti importanti, ma nessuno è indispensabile, no? Abbiamo vinto anche a Olympiacos senza Veseli, che è un'altra colonna della nostra squadra. E Bobby oggi ha avuto più minuti, è andato molto bene, quindi quando capita che c'è qualche infortunio e qualcun altro si prende responsabilità e riesce a sopperire la mancanza del compagno, è sempre un bel segnale. Questo è sempre il maestro Obradovic che vi mette in campo come un professore. Secondo me è un bel vantaggio, siamo felici di averlo. E appunto, parlavi di Veseli, tu sei sempre stato un grandissimo tiratore di tiri liberi. Cosa gli hai fatto quest'estate? No, è lui che si è messo in testa a migliorare perché insomma prende tanti falli e col lavoro sempre si migliora. Lui è un esempio. Facciamo tante ripetute di tiri liberi a fine allenamento insieme, ma non mi prendo assolutamente così tanti meriti. C'è tanto di suo e, come si dice, è lui che d'estate so che si è impegnato tanto per migliorare. Era migliorato già l'anno scorso e quest'anno ulteriormente, quindi sono felice per lui e anche per me che ci gioco insieme. Esatto, e poi anche la vostra squadra ogni anno perdete dei pezzi chiave che volano sempre tutti in America perché sono troppo forti, eppure siete sempre lì, siete sempre primi dappertutto. L'obiettivo è sempre quello, cercare di competere per stare a quel livello lì. La Final Four è sempre un obiettivo. Perdiamo sempre dei pezzi importanti, però siamo anche un bel gruppo che lavoriamo tanti anni insieme. Penso a me, appunto, Veseli, Bobby Dixon, Kalinic, me ne dimentico sicuramente qualcuno. Però siamo Slukas, siamo in tanti che siamo insieme adesso il quarto anno e chi si aggrega, insomma, sa la strada, qual è la strada da seguire. Poi c'è ovviamente, come tu, Obradovic, che è lui quello che la disegna. E il tuo ruolo è cambiato quest'anno senza Nannali, senza Wanamaker? Hai più peso offensivamente, forse? Non so, entro in campo, cerco di fare le cose giuste, come tutti, cerco di prendere i tiri giusti, cerco di fare le giocate giuste. Siamo tanti bravi giocatori, se tutti fanno le cose giuste allora possiamo competere veramente ad alto livello. Comunque tu tiri sempre meglio, dai. Se non Sei... faccio come No, loro, non si dicono mai queste cose. no. Però dai, è ancora una stagione molto lunga, però sono contento di come sto andando e sono contento di come sta andando la squadra. E ultima domanda su un altro tema, la nazionale ieri ha vinto, ormai il mondiale è vicino, sarà il tuo primo Sì, mondiale e adesso quindi... rifacciamo le corna. No, hanno fatto benissimo i ragazzi ieri e anche nelle finestre in cui non c'ero, quindi sì, però è molto vicino il mondiale e speriamo che magari possiamo festeggiarlo già dalla prossima partita in Polonia, quindi speriamo, dai. Un traguardo raggiunto, per te sei sempre parte della squadra, anche se cioè, il dono dell'ubiquità, forse è Sì, l'unica cosa che ti manca. esatto, ci stiamo lavorando ancora. No, mi dispiace non esserci, ho già parlato tanto, però sta andando molto bene e sarei molto felice di fare il mondiale perché appunto è una cosa che non ho mai fatto, quindi sarebbe una bella esperienza per me, per il movimento, speriamo. Speriamo.